Buongiorno, siamo allo stadio del Modio a Rizzone per l'ultima giornata dei campionati nazionali estivi di nuoto master e di pallanuoto master e agonisti. Un appuntamento che ha avuto un grandissimo successo quest'anno con il stand a testimoniare i numeri, 90 le società presenti qui a Rizzone a rappresentare 930 atleti per quello che riguarda il nuoto master, mentre invece 14 le società per la pallanuoto. Attenzione, abbiamo i risultati per quanto riguarda 50 metri di ordine. Chiediamo alle atlete di raggiungere la zona podio per le premiazioni. Ripeto, chiediamo alle atlete per quanto riguarda i 50 metri per ordine di raggiungere la zona podio per le premiazioni. Grazie. La staffetta, sempre di stile libero, mentre fuori all'esterno si stanno disputando le ultime gare della pallanuoto master e agonisti, e dopo a mezzogiorno, già vi anticipo, avremo un nuovo collegamento proprio per vedere anche l'attività all'esterno della struttura. Allora, per fare un po' il punto della situazione, di come stanno andando questi campionati nazionali di nuoto master, io qui accanto a me Marco Lasca, che è responsabile della struttura di attività del Lazio ed è componente della struttura di attività a livello anche nazionale. Allora Marco, come sono andati, come stanno andando questi campionati nazionali nuoto? Intanto buongiorno a tutti, siamo ormai nell'ultima gara individuale, il 50 dorso, quindi la gara della mattina, poi come già detto ci saranno i 50 stile libero a staffetta, quindi la 4x50 stile libero. I campionati stanno andando molto bene, ricordiamo questa è la 50esima edizione dei campionati, quindi siamo già un bel numero, quindi siamo molto contenti anche del risultato, anche il merito delle società partecipanti, della rappresentanza delle regioni d'Italia in questi campionati. Siamo quasi, come dicevamo, in vicinanza d'arrivo, però è stato comunque una bella stagione, una stagione anche lunga, diciamo, anche un pochettino faticosa, insomma, siamo in vicinanza d'arrivo. Oggi premeremo anche le società che ci hanno seguito anche durante tutto l'anno, quindi le persone che hanno gareggiato sia in regione ma anche i campionati che abbiamo fatto invernali a Bologna. Quindi ci saranno due classifiche speciali, la classifica di Coppa Italia e la classifica del trofeo dell'unità. Queste due classifiche sono una per performance, spiego un pochettino a tutti quanti, diciamo, viene premiata la qualità degli atleti, delle 20 prestazioni di ogni singola società, mentre l'altra, il trofeo dell'unità, vengono premiate le società, diciamo, più numerose, dove c'è una grandissima partecipazione. Queste classifiche vengono determinate dalla partecipazione nella propria regione, ma anche campionati invernali. Nella viviamo insomma la stagione con la premiazione in questi campionati nazionali estivi, come ormai è negli ultimi anni come nostra consuetudine. Quindi diciamo è stata una bella stagione, abbiamo percorso tante tappe in tutta Italia, ovviamente io rappresento Lazio, ma in tutte le regioni c'è un grande movimento master. Stiamo cercando di portare sui numeri, ci sono state un po' di difficoltà anche per gli spostamenti, però i numeri di questa edizione ci danno buone speranze, stiamo facendo comunque un buon lavoro e c'è stata una grandissima partecipazione, quindi ci riteniamo molto soddisfatti e siamo contenti del risultato che abbiamo ottenuto in questa edizione. L'edizione di quest'anno, come giustamente tu ricordavi, è un'edizione, sono 50 anni dei campionati nazionali, sia per quello che riguarda i giovanili che per quelli master. Però la cosa, diciamo, bella sotto questo punto di vista, qui abbiamo una atleta che si vuole salutare, siamo in diretta. Un'organizzazione magnifica. Grazie. No, dire questa è una cosa che ci fa molto piacere. Un'organizzazione magnifica, grazie. No, grazie a voi veramente, perché poi sono le cose belle di questa manifestazione. Quindi queste sono le cose positive degli atleti che apprezzano. Quanto? L'M80 che sta partendo adesso per la prima batteria dei 50 dorso maschi. Queste sono le cose che ci fanno piacere, dove si apprezza il grande lavoro che si effettua anche dietro le quinte, perché non è solamente la singola gara, ma è tutto il lavoro dietro con tutti i volontari che aiutano e supportano la manifestazione, quindi
queste sono le cose che ci fanno piacere, che ci fanno continuare, ci danno quell'energia di poter proseguire. Ricordiamo che quest'anno sono circa 100 volontari che sono dietro la macchina organizzativa, perché insomma la manifestazione di Rizzone è particolarmente imponente. Noi oggi si chiude con i master, però poi da giovedì, sempre qui allo Stadio Nuoto a Rizzone, si tornerà per tutto quanto i giovani. Parte giovanile, esatto, sì, sono più di 100 volontari, perché poi siamo impegnati in questo impianto, adesso nella struttura quella interna, ma la pallanuoto nell'impianto fuori, quindi comunque dobbiamo coprire due impianti. Nel momento in cui arriveranno i giovani, dove i numeri sono anche più grandi, avremo impegnati tre impianti, cinquanta interna, cinquanta esterna e la vasca quella di fuori per la pallanuoto, quindi serve comunque un gran numero di persone, che senza di loro tutto questo insomma non può andare avanti. Quindi noi adesso diciamo con i master oggi, diciamo all'ora di pranzo, chiudiamo tutte le premiazioni che ho già spiegato prima, le gare della mattina. È ovvio che non ci fermiamo ancora qui, ma abbiamo l'ultima diciamo fatica dell'anno per quanto riguarda i master, che sono i campionati italiani in acque libere, sono il 21 e il 22 a Piombino, quindi ovviamente l'invito è di partecipare anche a quest'ultima manifestazione, anche perché insomma andiamo incontro all'estate e quindi al mare si può stare anche bene, insomma una bella manifestazione. Assolutamente sì, allora intanto vi ringraziamo ancora Marco, io sono Raffaella Calamini, vi saluto, vi ricordo l'appuntamento che avremo attorno a mezzogiorno, però a questo punto alla vasca esterna con la palla a nuoto. Intanto buona giornata a tutti. Grazie, buona giornata.